Buongiorno! Eccomi qua! Guardi, preferivo eccola là! Ma si è fatto male? No, è un dolce vita, Non ho usato l'ammorbidente se infeltrito, Ma sono tornati di moda! Guardi, di colpo proprio! Oh, che meraviglia! E ne voglio anch'io uno uguale! Guardi, è semplice, basta svitare le lampadine degli stop, arriva subito, arriva! Oh, che meraviglia! Lo voglio anch'io il dolce vita! Che bel dolce vita! Ma che dolce vita, che bel dolce vita! Non vede che mi sono fatto male? Mi hanno tamponato! Un'auto? No, uno a piedi! Ero in coda in posta, uno non mi ha visto, poi mi è venuto addosso! Magari non l'ha fatto apposta. Ho detto non l'ha fatto apposta in posta. L'ha capita? È una battuta! È bellissima! Grazie! Ma non le tengo per sé! No, quando mi vengo. Le dica! L'ha fatta apposta! È bellissima! Come bella! Ma che meraviglia, guardi! Quando le vengono, le dica, non le tenga per sé, è un patrimonio comune! Va bene, va bene. Lo deve tenere molto? 15 giorni. Da fastidio? No, io pensavo tenerlo 7 anni, guarda. Va bene. E così se la tamponano un'altra volta ce l'ha già su. Certo. Infatti sa che pensavo di farmi anche gessare un femore, che magari scivola in casa sono a posto. Giusto. Prevenire è meglio che curare. Infatti nel Medioevo, se lei ricorda bene, i cavalieri andavano in giro con la corazza, proprio così per prevenire. Certo, infatti Lancillotto aveva la corazza perché aveva il colpo della strega. Morgana? Me ne è uscita un'altra, è una battuta! Senta un po', Patch Adams, sta cercando di curarmi con la comicoterapia, E quando mi vengono, mi vengono. Oh, che meraviglia, guarda, eh! E pensare che oggi non dovevo neanche venire. Ma pensa a te, guarda! E poi mi sono detto, cosa faccio a casa tutto il giorno? Ma sì, vado al parco, si sta così bene là. C'è l'aria pura, tanto verde, la buona compagnia, eh! Aia! Ma porco cane, non mi tocchi! Mi fa male, mi ti vibra tutto! Ah, gli ho stropicciato il dolce vita. Che dolce vita! Vuole che le faccio l'autografo? Guardi che non è un gesso! No, ma scrivevo il mio nome, così almeno ho un mio ricordo. Ce l'ho già un suo ricordo, un'orchite del 26, guardi! Oh, porca miseria! Ecco qua! Grazie! Caspita, lavora all'ASL, Eh no, è la saliva che disinfetta. Infatti io i bagni li pulisco con un lama al guinzaglio, Sì. La saliva disinfetta, che schifo. Via qui, per favore, via qui. Sono miei sogni. Oh, Jesus. Sa che ieri ho visto un documentario sui marziani? Senta un po', ma lei una partita non la guarda mai? No, quelle le registro e poi me le guardo con calma. E tanto se non sa il risultato come vederle in diretta. Certo. E questa sera devo vedere Italia-Corea dell'ultimo mondiale. Lei l'ha vista a luglio in diretta? Guardi, lasciamo perdere che quella partita... No, non dica niente, sennò mi rovina la sorpresa. Vedrà che sorpresa. Comunque per me vinciamo. Caspita, ma riesce a gufare anche a posteriori lei, Sì. E poi ha visto? Cosa ha visto? Perché ho fatto la cassetta che la metto dentro. E poi ha visto l'arbitro? Deve essere bravo, una faccia simpatica, vero? Guardi, tra lei e lui non saprei chi portarmi in vacanza. Ma sa che dopo aver visto il documentario sui marziani sono ancora più convinto che i marziani esistano? Guardi, lo sarà ancora di più dopo che avrà visto l'arbitro Moreno, Ma lei lo sa che i marziani si chiamano marziani perché nati su Marte? Ma dai, io pensavo perché nati a marzo, No, nati su Marte. Certo. Ma secondo lei lo spazio si chiama spazio perché nello spazio c'è spazio? Sì, è proprio così, guardi. Mercurio si chiama Mercurio perché ci fanno i termometri. Ecco perché, mi sembrava. E l'iperspazio è dove vanno a fare la spesa i marziani. L'iperspazio, esatto. Certo, ognuno col carrellino. Sì, col carrello laser vanno a fare la spesa. Ma che carini, lo prendono con la monetina. Sì, con la monetina, ma sì. Che monetina mettono nel carrello? Cosa dico, mettono? Su Marte non ci sarà l'euro. No, perché sono rimasti fuori anche loro. La Svizzera, l'Ungheria, i marziani. Sono tutti fuori dall'euro? Tutti fuori dall'euro. Allora cosa mettono? E metteranno i dollari. Ma che dollari? Quelli si trovano dappertutto. Ma senta un po', ma che dollari, che marziani, ma che carre? Ma cosa sta dicendo? Ma scusi un attimo. Ma scusi, ma non si è accorto quando le è andato al cervello che c'era scritto facsimile,
Stai attento a alzarsi così di scatto, perché non fa bene il collo, eh. E lei non è tranquillo. Perché ha qualche problema, sì, sì. Glielo dico io, creda a me. Sa, talvolta si ha il problema e non si sa qual è il suo nome. Infatti, sa che lei non mi ha mai detto come si chiama? Vabbè, ma no. E io volevo scriverglielo sul collare, non l'ha voluto.